Bella raga, first time Gran Sasso. Bella per voi ragazzi. Sono le 7, stiamo a dormire in piedi. Lui è? Mr. Crash. Speriamo di non crashare sta giornata perché... Detto anche nonno Hack. Poi dietro abbiamo Tore MFPV. A Roma se non ti muovi prima dei 5 non vai da nessuna parte. Abbiamo appena preso l'autostrada. Ecco, al telefono alla guida. Anziano. Drogato. No, drogato no. E al telefono. Sotto questo crinale a una quota di circa 2000 metri, freddo della Madonna, il vento per adesso si è calmato, il vento che ci sta massacrando sia noi che i nostri piani, perché volevamo andare su quelle vette lì su, molto più alte, lì siamo sui 3000 metri, però il vento non ce lo consente, c'erano anche le nuvole a mezza vetta che erano veramente uno spettacolo. Io come al solito, solita sfiga, ho preso il quad sbagliato a casa, non ho preso quello rotto, quindi c'è soltanto il ballast da 7 pollici. Ora andiamo a recuperare il quad, intanto mi avvio che adesso Mr. Crash lo lascia sulla vetta, io intanto comincio a salire. Guardate che soggettone raga, solo ragazzi miei sono così fuori, guarda. Vestito da busta. Una busta protettiva. Attrezzati col tavolino. Ci manca la forchetta. Con la seggiola. La prendiamo dopo. Fanno 0 gradi. E lui guardate le. Cioè brividi. Ho solo 7 satelliti, io. C'ho il quad smerdato raga. Ma poca batteria scarica. Basta. Can you find me? Found someone else instead of me. Disappointed them to see. Never found one piece of you. Woo!
Raga, dopo il video che avete appena visto dello schianto, siamo appena tornati vittoriosi, io e il buon Manuel, lì su quella vetta, poco sotto la vetta, ci stava il mio bel quad. Con mia enorme sorpresa l'ho ritrovato completamente, tutto integro, la GoPro ancora qua, ovviamente l'eliche da buttare, però raga non c'ha niente, è immacolato. Quindi ringrazio il culo perché ci abbiamo messo un paio d'ore andando a prendere e trovarlo. La FC si è rotta, è andata, e quella la causa del crash, si è rotta in volo insieme a Nesca. La fortuna è stata che la Lipo è rimasta connessa e mi alimentava la ricevente. Con la ricevente alimentata avevo soltanto l'RSSI senza telemetria e poi ce ne stiamo andando. Che giornata, raga, che fatemi contento. Ecco guardate con che gente. Che cazzo, è l'ultimo, è terribile. Più cattivo, più cattivo. No, piegate le braccia e al 3 stendetele insieme. Lasciate like, iscrivetevi, commentate e condividete. Bella. Sta un pezzo, però la faccia che puoi fare quando lo facciamo, che ti fa? Porca troia! No, ho voluto inchiodare, dai, però stava testo, comunque sta lesso, come un pesce, se l'accorgeva.